verità, lanciamo un'ulteriore provocazione, facciamo finta che si possa vivere senza regole, anche se poi forse dobbiamo chiamarle in altro modo. Io chiamerei un controllo per anche le persone che ovviamente, come diceva sorridendo il professore, non gioiscono nell'essere rincorsi da qualcuno, no? Dopo aver fatto qualcosa di trasgressivo, chi vuole vivere, chi ha piacere di vivere una città, una realtà a contatto con altre persone, senza temere anche per se stesso, qui torniamo al discorso della percezione della sicurezza. Il controllo senza regole ci può essere, o meglio, come si possono assimilare i due concetti? Insomma, ci vuole tolleranza o non ci vuole? O entro che limiti si può evitare di avere tolleranza? Infatti, io dico che la libertà è garantita quando c'è anche la legalità. Cioè non può esistere una libertà senza legalità. Quindi la legalità è una dimensione rispetto alla quale anche i giovani, soprattutto i minori, che hanno una bassissima percezione del rischio e che viene abbassata ancora di più anche da modeste quantità di alcol, chiaramente è una dimensione. Io chiamo, diciamo, determinati contesti, non credo male, mi sa tanto di connotazione giudicante, la mala politica, esiste un contesto. Per i giovani qualsiasi contesto è buono. L'anno scorso nell'Alcohol Prevention Day ho mostrato sulla base dei dati, diciamo, campionaristi, sulla multiscopo con decine di migliaia di numeri appunto elaborati per interviste dei giovani, che i consumatori a rischio tra i giovani sono sicuramente coloro che frequentano tutti i luoghi delle aggregazioni. Può trattarsi di pubblici, di un museo o qualsiasi altra cosa, i consumatori e le consumatrici a rischio sono maggiori rispetto a quelle che invece non lo sono a rischio. Questo è pubblicato in relazione al trattamento. E il concetto dei giovani, noi abbiamo lavorato per anni, dico noi come mondo di adulti distratti, perché ci siamo distratti, abbiamo delegato all'industria il settaggio del valore dell'alcol. L'alcol dà successo sociale, dà successo sessuale, ti dà maggiori performance, se non lo usi insieme a qualcos'altro diventa reale, sanzionato dall'autorità del carattere 2 settimane fa, non si può fare riferimento a fattori prestazionali, però noi abbiamo lasciato che la dimensione di questo mondo liquido si costruisse intorno ad un prodotto che non è un bene ordinario. Allora, i giovani sono le vittime delle solitudini, sono le vittime attraverso cui riescono a liberarsi attraverso la frequentazione di luoghi di aggregazione virtuale piuttosto che reale, perché hanno paura della realtà, hanno paura delle relazioni, e l'alcol è il fluidificante di massima disponibilità. Io vado dappertutto, lo compro, anche perché c'è una bassissima capacità da parte della società di controllare la disponibilità dell'alcol. Bisognerebbe recuperare la risorsa della comunità nel controllo informale. Una volta, se un ragazzino girava con una bottiglietta o andava a chiedere qualcosa ad un commerciante oppure dappertutto, gli arrivava uno scappellotto come minimo, perché non era possibile che un giovane potesse chiedere in un luogo pubblico dell'andalcolico. Io sono del 59, non sono del diamantieri proprio, quindi ricordo in determinati contesti che anche in quelle occasioni, le occasioni particolari, mi ricordo magari le feste anche ai familiari, si rubava magari un bicchiere di alcolico come si poteva rubare un mozzicone di sigaretta, per la sperimentazione, non solo la trasmissione, ma sperimentare la sostanza. L'alcol è la sostanza psicoattiva e psicotropa più attiva in assoluto. Solo che c'è un piccolo difetto: agisce direttamente con le cellule nervose. Nell'evoluzione del cervello di un minore, io leggevo prima 12-14 anni adolescenti, perdonatemi, io non li chiamo adolescenti a 12-14 anni, per me sono dei ragazzini che frequentano una scuola media e non riesco a vederli come adolescenti, saranno preadolescenti, ma sono minori, e sono minori in termini fisiologici perché non hanno alcol deidrogenasi, non hanno l'enzima che serve a modificare l'alcol, l'alcol arriva così com'è e circola liberamente, agisce sulle membrane delle cellule e li scioglie semplicemente, perché è una sostanza alcolica. Se mettete l'alcol su una macchia di grasso, il grasso si scioglie, e così si sciolgono le membrane
a livello cerebrale. E il motivo per il quale la scienza oggi ci dice, il neuroimaging, se faccio una risonanza funzionale ad un giovane che deve e a uno che non deve, gli trovo una zona del cervello che si chiama ippocampo, che è il nostro tom-tom, che si riduce in volume, che significa che sono state sacrificate cellule specializzate che non si riformeranno mai più, con un deficit cognitivo e di orientamento del 10-20%. Questo già in 2 mesi, non devo aspettare l'incidente mortale, prima causa di morte tra i giovani, alcol e guida, non devo aspettare la cirrosi, non mi devo aspettare la psicosi di Korsakov, oppure chissà cos'altro. Devo dire a questi ragazzi, guardate, attenzione, abbiate questo tipo di informazioni, ma lo devo dire prima di tutto agli adulti, anche ai genitori. Il concetto di alcolizzazione precoce è un concetto quanto di più sbagliato possibile, almeno secondo quella che è la comune evidenza scientifica, al tutt'oggi riportata, se verranno riportate evidenze differenti. Ma non è vero, perché se si comincia in famiglia, si continua fuori. Non fa differenza, è il modo in cui viene bevuto quell'altro, in cui viene usata la sostanza, non si deve. Quello è uso dell'altro, non è bere. Nella morina, senso diciamo relazionale, una persona può avere tranquillamente un momento di convivialità, può usare l'alcol in maniera discreta, come lo fa l'80% della popolazione. A noi interessa il 20%, e in questo 20% ci stanno circa gli 800.000 minori che oggi come oggi, anche a fronte delle leggi, non dovrebbero ricevere terapie alcoliche, né in vendita né in somministrazione. E tengo a sottolineare questo, perché significa non mettere nelle disponibilità dei giovani una sostanza che a loro chiaramente fa male. Una cosa su cui volevo dire, non si è lavorato in Italia sul concetto di limite. E il concetto di limite è importante. Se io non dico al ragazzo qual è quella quantità che a me nuoce, in termini di che? Perché alcuni dicono, ah, non fa bene, ah, non fa male. Ma che? A che cosa? Sono 200 patologie. Il cancro del seno in una ragazza incrementa il rischio del 5% a fronte del consumo di un bicchiere di bevanda alcolica, una qualsiasi bevanda alcolica. Il motivo per il quale abbiamo linee guida nutrizionali che ci dicono che le donne non devi mai superare, di sotto dei 18 anni, mai consumare bevande alcoliche. Sono linee basate sull'evidenza scientifica. È chiaro che se andiamo a proporre questo tipo di evidenza, c'è un compromesso da trovare tra libertà di bere e interpretazione di questa libertà. Perché io bevo quando non espongo me stesso agli altri ad un pericolo. Perché i costi delle malattie le paga la società, non le paga la persona. E da un punto di vista oggettivo, se siamo una comunità rispetto alla quale bisogna attivare risorse, beh, risorse da attivare ce ne sono tante, prima di tutto creare alternative ai giovani. Perché oggi come oggi, se uno va ai luoghi di aggregazione giovanile, alternative all'alcol non ce ne stanno. Costa certe volte addirittura meno delle bevande analcoliche. E questa è una delle proposte dell'OMS, è di abbassare i prezzi delle bevande, diciamo, per creare veramente una concorrenzialità logica, no? Se costa di meno me ne compro di più. Insomma, sia facile accesso a quelli che sono le... Si chiama affordability ed è stato riportato in Commissione Europea per tutti gli Stati membri un'evidente strategia di mercato che ha reso più disponibile le bevande alcoliche solo per i giovani e non per la popolazione generale, il che significa che c'è la voglia attraverso le sponsorizzazioni, attraverso gli investimenti pubblicitari, 310 milioni di euro ogni anno in Italia, di cui 65 su internet, sui social network, che non vengono usati, consentitevi, dagli ultra 65, ma prevalentemente dai giovani, ci sono i pop-up. Ed è stato dimostrato anche che chi riceve questo tipo di pressione o incomincia a bere e chi comincia a bere beve di più. E questo è dimostrato. Quindi ci sono delle strategie da seguire, oltre a ripensare i tempi della notte. Signori miei, i tempi della notte sono improbabili o impossibili. Se si muore la mattina tra le 3 e le 5 di notte per un incidente stradale, se si muore, voglio dire, a causa del consumo di sostanze tra le quali la prima e l'alcol, il motivo c'è, però guardate, il maggior numero di incidenti si registra dopo le 17. Perché incominciano le happy hours. E il numero di incidenti è incrementato esponenzialmente negli ultimi anni, proprio per questo tipo di promozione esagerata ed esasperata di bevande alcoliche che non rientrano nella tradizione mediterranea, che non rientrano nel modello mediterraneo, perché bisognerebbe consumare, fino almeno un ragazzo, se sceglie di bere, non è bere più di uno, è sempre a stomaco pieno. Quindi
interessante, non voglio interromperla, poi magari torno da lei e poi vado anche al professor Saparro pure, o posso intervenire. Interpellare invece Claudio Delberti, che è il presidente di Assimpre di Lancia, perché si sta parlando proprio del modo di vivere la città, di come ci si sposta nella città, come sia diventato anche più accessibile arrivare in alcuni luoghi per poi sostanze alcoli, adesso stavo facendo un po' il focus sull'alcol, ma insomma questo porta un po' alla malavita. Come si può inquadrare questo discorso? Cioè, è cambiato veramente anche l'accesso diretto alla città, i luoghi sono diventati veramente così negativi per le persone da un punto di vista sociale, e poi naturalmente si aprono tutti gli altri punti di domanda alla cosa. Sì, volevo riprendere solo una cosa detta Scaparro. Padre che mi diceva sempre le regole se le devi beccare e così fare la scrittura. Poi però magari prendeva, io non me lo ricordo, si alza scarpa da muore per andare così, me l'ho aspettato sulla schiena, sono andato dopo per 7 giorni. L'unico tema è se io facessi così oggi a tutti i miei figli, grazie al cielo sono grandi, ma se facessi così oggi a un figlio di 14 anni, il giorno dopo mi becco una denuncia, intervengo il telefono azzurro, la polizia mi prende, ma adesso sto esagerando, ma in realtà sto esagerando, ma in effetti comunque questo concetto delle regole deve rimanere, perché se saltano tutti i sì, mi sembra una domanda propria, nel senso che io ho letto attentamente questa ricerca, mi sembra abbiamo molti spunti di riflessione. Il tema, credo che comunità o la mobilità sia un tema allargato, io lo chiamerei la salute della città. La salute di questa città, e poi quindi questo vuol dire anche la qualità della vita per chi ci abita e anche per quella grandissima, perché a Milano si è diversa una popolazione come Bologna, come Giorgio, no? Dei cosiddetti, adesso la parola usata, si chiude, chi ci arriva per lavoro, chi ci arriva per sbarco, chi ci arriva per altri. Credo dividere totalmente quella che mi è sembrata l'assunto. Oggi vivono meglio, sono più attrattive, sono migliori le città cosiddette, mi sembra di avere colto questa parola, le cosiddette città relazionali. Quelle città quindi dove gli spazi pubblici, i sudi sono pieni di persone, sono pieni di spazi pubblici, comunque vivono sia di giorno che e questo è l'obiettivo secondo me auspicabile per una città, per una città. Allora qui ci sono sicuramente, c'è un tema, la qualità dello spazio urbano. Noi abbiamo da questo punto di vista, soprattutto in questa città, spazi pubblici, spazi urbani che non hanno qualità, non hanno neanche qualità intrinseca, chiedo scusa, non hanno neanche qualità intrinseca dal punto di vista architettonico e non creano casa. Questa è una città borghese, tradizionalmente borghese, ma ha perso questa forza di relazioni che gli spazi pubblici potevano rappresentare. Questo mi sembra un tema, ci si è occupati di più anche quando si tratta di questioni immobiliari architettoniche, di quelli che sono gli spazi oltre i 3 metri. Tutto lo spazio, quindi lo spazio che vive a livello quota 0 o quota 3 metri, è una questione che è stata sostanzialmente via via dimenticata. Quindi il tema oggi è costruire tutti insieme, sotto vari punti di vista, una città decisamente relazionale, perché poi questa, ripeto, così vive meglio, si è più sicuri, c'è più vivacità, c'è più attrattività. Qui va fatta anche un'altra considerazione. Noi viviamo ancora con schemi e con impostazioni che sono figlie di una logica: io vado a trarre delle aziende perché a seguito delle aziende arrivano delle persone, mentre invece oggi lo dimostra il successo delle città del mondo, il problema è di attrarre le persone, un certo tipo di persone, e a seguito di queste persone arrivano le aziende. Banale, però in effetti tutti gli strumenti, la maggior parte degli strumenti che noi utilizziamo sono ancora legati ad un concetto secondo me assolutamente diverso da questo punto. Questo è
come dire, l'inversione di tendenza rispetto al grande tema del marketing territoriale. Altra questione legata a proprio questo, secondo me, è la necessità per una città moderna, una città attrattiva, di vivere la città sulle 24 ore, piaccia o non piaccia. Questo, secondo me, è un aspetto fondamentale. La nostra città è fatta, costruita, pensata tuttora per non vivere sulle 24 ore e perde competitività. Oggi è inutile pensare di competere con New York e con Londra. Ma si discute anche dei negozi aperti la domenica, quindi se non vogliamo aprire troppo. Io sono d'accordissimo con Verdelli, che ha tirato fuori l'articolo dei giorni scorsi. Mi sembra, da questo punto di vista, vitale e importantissimo quando parlo delle 24 ore, parlo di 24 ore per 365 giorni. La città di questi giovani vogliono che una città sostanzialmente senza difesa un po' plug and play. La città non è una città plug and play, è una città tra l'altro molto vecchia e conserva solo soltanto chi lo ha perché c'è questa abitudine autonoma di noi di vivere le trasformazioni, io mi faccio costruttore, vivere le trasformazioni per gli effetti dell'immediato. Non c'è capacità di vederne gli effetti in un medio lungo periodo, per cui anche queste questioni come la movida vengono sempre vissute. Permetto che sono d'accordissimo col concetto di malmovida e di quant'altro, ma vengono vissute esclusivamente per gli effetti che provocano l'immediato, che è tipico di una città vecchia, di una città conservatrice. Volevo dire due o tre cose, però per ricollegarmi un po' una cosa sentita anche stamattina dal sindaco, su quale ho qualche diversità di veduta dal mio punto di vista, che è uno dei problemi su cui operare, che è il problema del centro storico e della memoria. Mi è sembrato di sentire che non è un problema di centro storico, è un problema di zone che ci sono nuove, dove avviene questa memoria. Ecco, io francamente invece vorrei riflettere, perché questa città è monocentrica, c'ha questo centro, diciamolo in tutta franchezza, dalle 20 alle 8 del mattino è morto, è una non città. Questo per me è un tema sostanziale. Noi viviamo con i ritmi del terziario, con i ritmi di chi questa città la vive da pendolare in questo centro storico che poi è il cuore pulsante. Da questo punto di vista penso che sia importante. L'esempio alternativo che sta diventando alternativo è la City di Londra. La City di Londra non ha questo depauperimento totale per cui è una parte morta. Quindi secondo me è estremamente importante. Su questo si riconnette il tema che dicevo prima degli orari della città. Possiamo pensare di continuare ad assecondare i ritmi del terziario, perché se no non andiamo sostanzialmente da nessuna parte. Un'ultima cosa, poi veramente ho finito, secondo me una riflessione va fatta anche sul problema dell'Expo, perché noi stiamo vivendo l'Expo come, forse anche per colpa di tutti, come una questione abusa. Allora, noi avremo questo sito, sarà probabilmente aperto quasi 24 ore su 24, dove praticamente la gente arriverà, sarà lì, ci sarà, poi secondo me probabilmente dopo se ne andrà, perché ci saranno milioni di visitatori, sono d'accordo, ma poi se ne andranno a Venezia, a Roma, ad altre parti. Io ho sempre pensato che l'Expo fosse una scintilla importantissima per la trasformazione di questa città, non un evento straordinario, ma una scintilla per un vero cambiamento. Allora, questa storia dell'Expo diffusa è un obiettivo su cui tutti noi, perché non possiamo limitare questo all'amministrazione, ma noi dobbiamo fare sì che tutta la Milano sia complessivamente chi
positiva, vivace, attrattiva per le 24 ore, per tutto il periodo, anche perché se no l'eredità di questo Expo rimarrà un evento di grande successo, ma la città non rimane come il cavolo di niente, ed è questa una dei temi, secondo me. Quindi il tema non è solo e soltanto cosa si fa dopo l'Expo, che è un tema rilevantissimo. Il tema è come risponde la città durante il periodo dell'Expo. Volevo solo dirci.